Bentornati Verdastri, seconda generazione Pokémon e seconda stagione di Do You Know About Pokémon? La seconda generazione mi è piaciuta molto da subito, sia i nuovi Pokémon, non tutti, che la nuova ambientazione. Ma riguardo ai Pokémon Coleottero, Ledyba, Pokémon Pentastra di tipo Coleottero volante. Il primo Pokémon Coleottero della nuova generazione è Ledyba. È un Pokémon che non mi è piaciuto all'epoca e continua a non piacermi. Non lo prenderei mai nella mia squadra. Però resta un Pokémon di tipo Coleottero. Vero Coleottero tra l'altro, perché è indubbiamente una coccinella. E le coccinelle appartengono ai Coccinellidi, una delle moltissime famiglie dei coleotteri presenti su questo pianeta. Ma quale coccinella potrebbe essere? Dalla descrizione Pokédex sappiamo che questo Pokémon ha 5 macchie nere sulle elitre rosse, da brava coccinella dell'immaginario collettivo. 5 macchie esattamente come Coccinella quinquepuntata, che possiamo trovare nel Regno Unito ma non in Giappone. Che sia stata solamente una coincidenza il fatto che esistesse veramente una coccinella con 5 punti? Forse sì, o forse hanno semplicemente preso l'onnipresente septa impuntata e hanno tolto qualche macchia. Per quanto riguarda la forma, Ledyba ha miracolosamente 6 zampe e 2 elitre a copertura delle ali vere e proprie. Ha delle antenne forse un po' troppo grandi e la lunghezza di queste varia tra maschio e femmina. Problemi in merito alla forma di Ledyba potrebbero essere i terminali delle zampe che sembrano dei veri e propri guantoni da box, e gli occhi non composti ma semplici, però sono degli errori veniali, possiamo passarci sopra, dai. Ledyba a livello 18 evolve in Ledian, Pokémon Pentastra di tipo coleottero volante. L'evoluzione non crea un Pokémon troppo diverso da Ledyba. I grossi cambiamenti riguardano un paio di zampe che diventano purtroppo dei veri e propri piedi e il cambiamento negli occhi, che vengono descritti come degli occhi da alieno, ma a me sembrano semplicemente degli occhi composti e questo risolverebbe uno dei problemi di Ledyba. Distinguere torace da addome è impresa ardua, quindi non possiamo vedere se le zampe spuntino effettivamente dal tagma giusto, e cioè dal torace. Diamoglielo per buono. Per chi non lo sapesse, tagma, plurale tagmata, è il nome che assumono dei gruppi di segmenti negli animali segmentati, appunto. Negli insetti abbiamo 3 tagmata, capo, torace e addome. Curiosità riguardo Ledyba. Nella descrizione Pokédex troviamo che questo Pokémon è in grado di secernere un liquido profumato dalle zampe ed ha un comportamento gregario, e cioè si raggruppa con altri esemplari. E queste due caratteristiche non possono che far venire in mente Harmonia Axididis, una coccinella allottona asiatica arrivata in Italia da non molto tempo. Questo perché Harmonia è in grado di secernere emolinfa dalle giunture delle zampe e, come molte altre coccinelle, ha un comportamento gregario, cioè per svernare tende a raggrupparsi con molti altri esemplari. Coincidenze volute? È difficile dirlo. L'unica cosa che so è che questo è il primo Pokémon della seconda generazione, quindi ne mancano molti altri. Per cui, oltre a volervi sempre più verdi, torno a chiedervi: Do you know about Pokémon?